mancate. E anche l'Università Cattolica e la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma sono chiaramente in prima linea per la giornata del malato. Giovedì prossimo ci sarà una messa solenne e poi ci sarà anche l'inaugurazione di una mostra, della seconda sezione, di una mostra molto interessante su San Giovanni Paolo II, il dolore salvifico, cioè il dolore che salva. Qui state vedendo le immagini dell'inaugurazione della prima sezione nell'ottobre scorso. E poi un'altra cosa bella è successa all'ospedale Gemelli del Molise, perché lì sono arrivate qualche settimana fa due opere donate da padre Marco Rupnik, che parlano dell'Annunciazione, che sono proprio il segno di come l'arte, la bellezza, l'accoglienza sono un tutt'uno con la cura dei pazienti. Queste sono le immagini delle opere. Allora,